Ho pubblicato a mie spese la raccolta delle mie poesie presso un editore che si spaccia per tale, ma che in realtà è un tipografo. Sono poesie aspre ed ermetiche, ma che hanno tutto dentro: la fatica dell'esistenza, l'incomunicabilità, l'amore e la maternità. Alla presentazione del libro ho imbrogliato la mia vanità con gli applausi dei parenti e degli amici che avevo invitato e che non hanno potuto rifiutare l'invito. Quegli applausi sono stati i primi e gli ultimi della mia vita e poi mi sono riavvolta nella mia vestaglia di raso. Oggi continuo a nascondere gli anni, ma i miei occhi sono arrossati dal fumo, mentre il mio libro di poesie ingiallisce dentro un cassetto. Commento: molti libri sono pubblicati dall'io che vuole mettersi in mostra. Allora può sembrare che quel libro sia stato inutile e invece, come tutto ciò che accade, è servito a produrre evoluzione in chi l'ha pubblicato ad ogni costo. Com'è possibile? Nel dopomorte, quando lo scrittore vivrà il piano astrale e più ancora il piano mentale, quel libro gli servirà per valutare da quel nuovo punto di vista la densità del suo io.